Sono rivolte ai giovani anche le letture architettoniche di architettura di una piccola ma coraggiosa associazione culturale barese che pubblica soprattutto per passione più che per guadagno, già che i prezzi sono pressoché simbolici. L'ultima pubblicazione in ordine di tempo è dedicata al grande Franco Albini, uno dei più grandi e importanti architetti del XX secolo. Ce ne parla Raffaele Gorgoni. Letture di architettura con il tratto della narrazione dei protagonisti, delle vicende e delle forme, cosa non facile che richiede sapienze compositive, di scrittura, di disegno e fotografia. Qualità racchiuse negli eleganti volumetti che Ilios, fondata e diretta da Mario Ferrari, commissiona e cura con raffinata pazienza. Ilios è un'associazione culturale. E la sua finalità è quella di promuovere studi sull'architettura moderna e contemporanea, possibilmente, indirizzata a giovani studiosi. Ad Alberto Libera, Luigi Moretti, Giuseppe Vaccaro e Franco Albini, al momento quattro monografie con un'attenzione che si concentra sull'architettura italiana della prima metà del Novecento, un mondo in buona parte inedito. Abbiamo cominciato con un'opera libera molto interessante che è Casa Malaparte, poi abbiamo continuato con Moretti, tutte opere fra gli anni 30 e gli anni massimo, diciamo 55-60. Funziona, la formula funziona molto bene, però secondo noi non è una formula estremamente vincolante. Laddove ci fossero architetture interessanti, anche più vicine a noi, noi saremmo pronti a interessarcene insieme agli autori. Ultima pubblicazione è un testo dello storico dell'architettura Federico Bucci, dedicato ai due padiglioni che Franco Albini progettò e realizzò per le fiere di Milano e di Bari. Si tratta di due opere molto simili, entrambe pensate e realizzate alla metà degli anni 30 da uno dei maggiori architetti italiani del tempo. Due progetti giovanili, quasi opere prime di una personalità tra le più prestigiose e attiva dagli anni 30 alla fine dei 70, non solo nell'architettura ma anche nell'urbanistica e soprattutto nel disegno industriale per l'arredamento. Lombardo e di formazione milanese, Albini viaggiò molto all'estero ed ebbe contatti con Mies van der Rohe e Le Corbusier, in tempi in cui l'architettura italiana riscuoteva all'estero un non trascurabile prestigio. In quel momento la pubblicistica italiana era molto osservata in Europa. L'Italia aveva le riviste più importanti di architettura negli anni 30, per cui è possibile affermare che era più l'estero che guardava l'Italia. E se lo sguardo c'era nei confronti dell'estero, era uno sguardo più verso il nord Europa, la Scandinavia, i paesi scandinavi in genere, la Germania e l'Austria. Non è che l'inizio, quindi, per questo gioco intellettuale più rinascimentale che contemporaneo. Come si addice, a un sud meno sud di quanto si creda.